Durante le sue visite romane a Papa Innocenzo III, San Francesco, grazie a Jacopo dai Sette Soli, trovò riparo in quello che a Trastevere era l'ospizio di San Biagio, divenuto poi la splendida chiesa di San Francesco a Ripa. La chiesa si presenta con una pianta a croce latina, con transetto, ed è suddivisa in tre navate. Al di sotto dell'arco absidale si trova l'altare maggiore barocco in marmi policromi, con al centro la statua lignea policroma di San Francesco. San Francesco a Ripa conserva autentici gioielli d'arte. Basta citare la Beata Ludovica Albertoni, situata nella Cappella Palluzzi Albertoni, dove appunto è possibile ammirare la scultura di Gian Lorenzo Bernini, un capolavoro di arte barocca scolpita tra il 1671 e il 1675. Sempre qui a Ripa riposano nella Cappella De Chirico le spoglie dell'artista Giorgio De Chirico. E nella Cappella dell'Annunciazione, situata sulla navata sinistra, si resta incantati davanti alla pala d'altare raffigurante l'Annunciazione a Maria che Francesco Salviati realizzò nel 1535. La Cappella dell'Annunciazione, all'inizio del XVII secolo, fu affrescata da Giovan Battista Recci da Novara, detto il Navarro, con scene della vita della Madonna, i profeti maggiori, i quattro evangelisti e le Sibille. La volta anche è una magnifica gloria dell'Eterno Padre. Qui, nella Cappella dell'Annunciazione, sotto il pavimento, riposano i resti mortali di padre Giuseppe Spoletini, famoso e ricercato confessore, nato a Bellegreme il 16 agosto 1870 e morto a Roma il 25 marzo 1951. Nonostante sia morto in concetto di santità, la sua causa di beatificazione non è ancora giunta a conclusione, ma è stato proclamato dalla Chiesa Servo di Dio e dal 22 maggio 1974 le sue spoglie mortali sono state portate nella chiesa e tumulate nel pavimento della Cappella dell'Annunziata. Qui ad indicare il luogo della sepoltura, i padri francescani hanno collocato il ritratto realizzato dall'artista Francesca Mele. Il volto del servo di Dio, che l'artista salentina ha ricostruito sulla base dei pochi materiali a disposizione, accoglie i visitatori con il suo sorriso, capace, com'era in vita, di contagiare la sua dolcezza e l'allegria.